Bel lavoro con i partigiani, Carl. L'OSS è soddisfatta. E per quanto riguarda la Sicilia? Ho saputo che l'operazione Aschi è filata liscia per voi. E anche che Eisenhower ha piani più ampi. Un'invasione del continente. Ike ha sempre piani più ampi. Il punto è che abbiamo sollevato un gran vespaio. C'è del movimento. Che movimento? L'ha detto il tuo informatore? Dorfman, non questa volta. Direttamente dai ragazzi della ricognizione aerea. C'è un cantiere navale, più avanti, sulla costa. I tedeschi trasportano qualcosa. Hai idea di che cosa si tratti? È sotto stretta sorveglianza, deve essere qualcosa di molto prezioso. E qui entro in gioco io, vero? Capito al volo, amico mio. Servono dettagli. Che cos'è e la destinazione. E poi dopo? Sembra che i tedeschi siano impegnati in qualcosa di grosso. Aschi significa che abbiamo bombardieri nell'aria. Ora, quando avrai fatto quello che devi fare, bene, perché non fai un cenno ai nostri piloti? Red Fox chiama Madaren. Red Fox chiama Madaren. Ti ricevo, Red Fox. Il filmato che hai recuperato dai resti dell'aereo da ricognizione mostra grandi trasferimenti di armi al cantiere di Lorino. Trova quell'arsenale. Chiudo. Passo e chiudo. L'angelo conosce la situazione. È la nostra leader. Ha altro di cui occuparsi. Senza di lei, non siamo niente. Non credo ne sia convinta. Si è fatta avanti quando quelle di bomba hanno preso suo padre. Era un uomo straordinario. Ha lasciato un grande vuoto, lo capisco. Lei è la degna erede di suo padre. Dovrebbe rendersene conto. Quindi l'hanno preso quelli di bomba? Nessuno ha mai visto il corpo. Deve essere dura per lei. Non è solo quello, Car. L'OSS sapeva che suo padre era stato preso, ma non lo considerava un elemento strategico. Quindi non fecero niente per salvarlo. Niente. Una lama niente male. Era di mio padre. Era? L'hanno preso di notte quelli di Bom. Non si sa più niente. Niente. Da allora. Mi dispiace. Come disse un tempo il sommo poeta. Poca favilla, gran fiamma, seconda. Mio padre era la favilla. Per questo lo seguivano. I partigiani? Io non lo sapevo. Era mio padre e il loro leader. Un'eredità impegnativa. Sì. Molto. Finché non vedrò il corpo, io continuerò a sperare. A noi, la speranza dà forza. Contento della tua piccola vittoria al viadotto? Erano i tuoi ordini. Ti ringrazio, tenente. Però i partigiani sono appesi a un filo. Servono munizioni, carburante, medicine. Mamma mia, quante medicine ci servono. Per il tifo? Sta decimando all'agra. Alcuni dei nostri mostrano già i segni del contagio. Sappiamo che i nazisti stanno trasportando i vaccini dal cantiere. Se riuscissi a scoprire dove si trovano... Farò il possibile. Questo posto brulica di guardie. Meglio non farsi vedere se voglio ottenere le informazioni che mi servono. Wie es wohl zu Hause läuft? Du das gehört? Ja, was war das?
Sapere ai partigiani dove si trovano. Attirerà sicuramente l'attenzione su di me.
Hölle. Scherzano. Entrambi.